Ciao, bentornato al programma TV di oggi con notizie come Alberto Matano è un conduttore molto sensibile. Lo ha dimostrato parlando del grave incidente capitato a una sua amica. Da tempo volto principale della vita in diretta, Alberto Matano ha voluto parlare di un evento che ha sconvolto molti telespettatori ma soprattutto molti fan di un personaggio estremamente famoso in Italia. Il presentatore ha voluto parlare della grave disavventura capitata a Iva Zanicchi, la quale, di ritorno dal cantante mascherato, ha letteralmente rischiato la vita. A dare i dettagli dello spiacevole evento è stata proprio la cantante, che nelle scorse ore ha voluto registrare un video di Instagram in cui tranquillizzava tutte le persone che le vogliono bene e spiegava anche perché, nel prossimo futuro, probabilmente sarà meno presente in televisione. Alberto Matano ha voluto sincerarsi personalmente delle condizioni fisiche della cantante che, ormai 85enne, ha letteralmente rischiato la vita. La tragica caduta di Iva Zanicchi. Come ha ricordato Alberto Matano in puntata, Iva Zanicchi ha partecipato senza grandi problemi a Ballando con le Stelle. L'impegno fisico per il programma naturalmente è stato molto gravoso per lei, che ha dovuto allenarsi per molte ore al giorno nonostante l'età e i naturalissimi acciacchi che questa porta con sé. Nonostante tutte le difficoltà, i rischi di cadute, strappi e slogamenti, però, Iva Zanicchi è uscita assolutamente vittoriosa dalle varie performance danzanti, dimostrando di essere perfettamente in grado di tenere botta, anche alla sua età. Ad aver sconvolto il conduttore, però, è che se un'esperienza così intensa come Ballando si è conclusa senza problemi, un banale incidente domestico avrebbe potuto concludersi con una tragedia. La cosa assurda è che hai fatto Ballando con le Stelle, con le acrobazie con Samuel Peron tutto a posto, poi con una caduta dalle scale a casa hai rischiato. A quel punto Iva Zanicchi ha nuovamente tranquillizzato tutti spiegando che sì, la caduta è stata molto brutta e avrebbe potuto avere conseguenze anche gravi, ma fortunatamente si è risolta con il minor danno possibile. La cantante ha confermato quindi la versione dei medici già data nel video di Instagram. Il suo fisico ha riportato soltanto delle microfratture che si rimargineranno relativamente in fretta e senza troppi problemi. I medici le hanno ordinato comunque un periodo di completo riposo, da svolgere a casa o, se proprio fosse necessario, in ospedale. Quest'ultima ipotesi non è molto gradita alla cantante, che ha ripetuto più volte che preferirebbe di gran lunga rimanere a casa propria circondata dalla sua famiglia. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen older men nor seen another man so happy. I'm looking for somebody who has other plans too. I'm looking for somebody. Oh, if there is just one more.